benvenuto se ci racconti un po' Grazie. La trattativa e magari se il fatto che insomma conosci bene la piazza, l'hai affrontata in finale col Palermo, magari è stata una cosa che ti ha spinto verso di qua, è stato un elemento che ti ha fatto decidere di venire verso di qua. Ok, grazie. E, la trattativa è stata velocissima, nel senso che il direttore ha chiamato il mio procuratore circa, penso, domenica scorsa, e appena ho sentito la chiamata del Padova avevo qualche squadra che mi voleva, comunque mi ha fatto piacere della, insomma, del loro interessamento, ma quando ho sentito Padova ho detto blocca tutto che voglio andare là, nel senso che sto chiudendo un po' un cerchio qua, nel senso che ci ho giocato contro anche quando ero in Serie D, che giocavo nel Legnago Salus, e ricordo una partita qua dove, allora che ero abbastanza giovane, un po' più giovane di adesso, mi ha fatto emozionare insomma un po' sto stadio, poi l'ho rivissuto con la finale dei playoff e quindi sì, mi ha un po' portato in quella direzione lì, piazza gloriosa, non si può rifiutare. Poi il fatto magari sei veronese, ma sì, volevi anche un po' riavvicinarti forse oppure non... Bah, ma quello più... penso che sia un po' meno importante nella scelta. Chiaro che essere vicini a casa è sempre meglio, io non sono mai stato vicino a casa, però quello non è forse l'ultima cosa, non mi interessava, volevo un progetto serio. Il Padova ho sentito proprio la loro voglia di avermi qui e quindi insomma mi ha fatto remare da quella parte lì. Sbaglio oppure l'anno della Serie D Legnago qui forse ha pareggiato, no? No, mi sa che abbiamo perso 2-1. Beh, sì, poi là c'è stato, mi sa, proprio la promozione, la festa promozione là. 19 aprile. Sì, sì. Ma come hai vissuto poi invece le ore in cui sembrava, no, che era tutto fatto? Poi alla fine invece è arrivato l'alto là, perché insomma... allora quei momenti lì, perché puoi vedere che si è sbloccato, è andato tutto per il verso giusto, ma come hai vissuto quei momenti? Quei momenti lì li ho vissuti un po' in uno stato così di confusione, perché comunque sembrava tutto fatto, dopo per comunque delle cose interne alla società, tutto quello che sono... un po' fuori da quelle che erano le mie scelte, non si stava per fare, e ho parlato con mister Corini e gli ho detto che avrei voluto molto avere questa possibilità di venire qua, e lui ha dato insomma una buona parola per convincere la società a lasciarmi andare, e questo mi ha fatto molto piacere, e niente, sono contentissimo di essere qua. Certo, Palermo comunque i tifosi lì eri praticamente uno dei beniamini, eri diventato, no? Quindi dopo 3 anni e mezzo se non sì, ricordo, 3 anni e mezzo. Fatto, da un lato difficile lasciare una piazza così, perché anche con la gente che ti vuol bene, poi ci sei felicissimo di essere qua, ci mancherebbe, però ecco, sì, il villaggio... Sì. Guarda, non ti posso negare che anche un po' la scelta di venire qua per un fatto di tifosi, insomma, ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi in generale, anche nelle squadre in cui sono stato. A Palermo mi hanno dato un affetto enorme, cioè che non pensavo fin dall'inizio, e insomma questa cosa mi ha inorgoglito, cioè proprio tanto, mi ha reso molto orgoglioso, me e la mia famiglia. Comunque sì, a Palermo lascio qualcosa di importante, e qua voglio ritrovare qualcos'altro ancora di più importante, insomma. Nicola, volevo chiederti, io ti ricordo la parte non iniziale ma comunque centrale della tua carriera come esterno alto, sì. Poi ti sei un po' trasformato, no, andando avanti, sì. Quinto, puoi fare la mezzala offensiva, hai già parlato con Torrente in quale ruolo vorresti schierarti? Sì, allora cioè io ne ho fatti tanti di ruoli, soprattutto nella fascia, ecco, nel senso ho fatto il quinto, ho fatto il quarto di centrocampo, il terzo di attacco, e chiaramente io prediligo per mia natura personale, calcisticamente parlando, prediligo a giocare a sinistra, nella fascia sinistra, però anche negli ultimi anni ho giocato molto a destra, anche nell'anno in cui abbiamo vinto il campionato,
e quindi con il mister mi sono messo a disposizione, dove insomma vorrà mettermi, io mi impegnerò insomma per fare al meglio. Ieri tra l'altro, scusa Stefano, ho visto la partita in famiglia, hai fatto il quinto a destra al primo tempo, secondo tempo l'hai fatto a sinistra. Sì. Quindi, sì, lui i concetti sul gioco che ha la squadra. Sì, all'inizio, sì, sì, anche perché la squadra va parecchio forte, cioè io nel senso arrivo anche da un periodo che non ho giocato molto, ero allenato, perché comunque sono allenato, ma se non fai partite di ritmo non ne metti tanto. Infatti la squadra ieri andava, io arrivavo da 2 giorni di viaggio e non è neanche stato facilissimo il primo giorno, però no, il mister mi ha spiegato subito alcuni concetti, mi ha detto che posso giocare sia di là che di qua, sia di là a destra che a sinistra, infatti mi ha provato un tempo sì, un tempo a sinistra e niente, sono contento, dai, può essere, cioè il modulo mi piace, ma comunque sia, anche se fosse un altro modulo, insomma mi metto a disposizione. Salto di qualità l'hai fatto, se non sbaglio, nella Carrarese col 4-2-3-1 di Maldini, e lì giocavi esterno nei 3D. Sì. Se non sbaglio. Sì. Si è parlato anche di questa possibilità, con Torrente avete accennato magari, perché lui parlava anche di usare magari due registi, avendo Crisetti che era detto, che potrebbe essere un'opzione, se ne è parlato? No, non ho parlato col mister di questa cosa, no. Non me ne ha parlato, intanto è rimasto su questo stampo qui e mi ha spiegato un po' le due fasi in questi due ruoli, sia a destra che a sinistra, e basta. Ma tra l'altro il Padova, insomma, si è legato anche per un lungo periodo, diciamo, il Padova, perché alla fine sono 2 anni e mezzo, no? Sì. Questa stagione più altre due, quindi insomma è un legame che poi speriamo porti anche risultati, sì, per la squadra, però vuol dire che comunque scendi di categoria, arrivi dal Palermo in tutto, però insomma è stato fatto anche uno sforzo. Sì, sì. Credo che alla fine... Sì, sì, io sono contento soprattutto di questa cosa, ma non perché cerco la durata del contratto, perché comunque non ho mai fatto un a Carrara, ho fatto 2 anni, e questo è il più lungo che ho avuto fino adesso in carriera mia. E, ho sempre fatto di anno in anno, anche a Palermo ho fatto 2 anni, però poi ho sempre rinnovato di anno in anno, sono sempre rimasto a scadenza, non è un problema per me, cioè sempre, non è quello della durata. Certamente la società col direttore mi hanno voluto fortemente, quindi io su questa cosa chiaramente dovevo anche tener conto. Ecco. Cioè, ti ha fatto sentire subito? Sì, assolutamente. Non hai avuto remore nemmeno a lasciare la Serie B, visto che comunque tu hai fatto tanta gavetta, sei partito dalla D, che non è da tutti, hai fatto C, e poi finalmente hai conquistato la B. Abbandonare la Serie B non ci hai pensato, dicendo... Guarda, sì, nel senso... Allora, ci ho pensato, ma il giusto, nel senso che sono arrivato l'anno scorso in B, e direi che l'anno scorso posso dire di aver fatto un anno molto positivo. Quest'anno ho trovato meno spazio, penso comunque per il poco spazio che mi sono ritagliato di aver fatto bene, e però in B non che cercassi per forza di rimanere in B, nel senso che a parte che non avevo molto mercato in B, chiaramente, cioè, sinceramente, però il Padova insomma è in una certa posizione di classifica e si può anche provare a andarci qui, cioè nel senso... a ritornare in B presto, speriamo. Senti, un'altra curiosità per quanto mi riguarda, è del gruppo che hai trovato, no? Perché si parlano, cioè tutti parlano a Ligi. Non voglio sapere questo. No, sì, insomma anche i ragazzi, no? I tuoi compagni parlano che è veramente un gruppo molto unito, coeso, ma si vede anche, non so, al di là del fatto che va bene alla festa di Natale, si vedeva anche i ragazzi magari che sono andati via, si vedeva che stavano bene nel gruppo, cioè. Allora tu sei arrivato da 1-2 giorni, sì, sì, ieri il primo allenamento, oggi il secondo, prima sensazione così, a pelle così. Sì, sì, si vede che è un gruppo bello unito, sembrano insieme da molti, molti anni. E, insomma, io conosco anche Marco Perrotta, che ci ha giocato assieme a Palermo, e conoscevo anche Luca Crescenzi, quindi mi hanno accolto subito molto bene, si vede che sono proprio tutti bravi ragazzi,
con voglia di lavorare. Infatti, ti ho detto ieri, sono arrivato un po' un giorno alla settimana dove andavano forte. Mi hanno fatto vedere subito che insomma bisogna mettersi un attimo alla pari. Insomma, dai, sono molto contento anche del gruppo, insomma. Hai giocato magari non tanto, hai fatto una decina di presenze, però comunque 3 assist, no? Sì. Stagione, quindi magari hai usato un pochino, però insomma il tuo contributo che hai dato, quindi sì. Anche adesso magari non avrai magari 90 minuti di conto, sì. Non lo so, di te. Sì, sì. Però a 90 minuti sicuro no, cioè nel senso sicuro no, posso anche farli magari bene, ma esatto. se devo dirti adesso è da un po' che non gioco, non lo so, cioè magari sarei anche pronto, sono molto allenato e quindi non è un problema se il mister mi mettesse dall'inizio, però sono a disposizione. Dovresti debuttare a Verona. Sì, a Verona, sì. Sì, sì. Avevo guardato, mi sarebbe piaciuto che fossimo già qui, però dai, vabbè, settimana prossima. Ma giunto abbia giocato un po' di volta a Mancini? Sì, sì, quando giocavo in Serie D ci ho giocato un po' di volte, sempre un po' un campo ostico, una squadra comunque anche lì giocatori insieme da tanto tempo che si trovano, ci ho giocato un amichevole anche quest'estate col Palermo in ritiro. E mi aveva fatto una buona impressione, insomma, la squadra sempre da stare molto attenti. Ieri, curiosità extra calcistica, io mi dicevi che vivi a Montagnana, tu, giusto? Vicino, sì. Vicino a Montagnana, sì. Però l'intenzione è quella di venire poi a trasferirti a Parma, anche perché la strada, cioè ci vuole comunque un po', sì, per sì. Arrivare, anche se siamo in provincia, però dico. Sì, 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 adesso sto cercando con la mia famiglia di spostarmi, vediamo. Hai scelto il numero di maglia? È il numero 9. Non c'era il 30? No, no. Non c'era. No, penso di no. Il 9 l'avevi? No, no, l'ho mai avuto. Non l'avevi avuto. Mai avuto. Tu vuoi che c'entrava? E le preso sì. Così per. No, così mi piaceva. A caso? Sì, sì. No, a caso, mi piace. Ascolta, ieri ci ha transitato lì delle immagini, si vedeva appunto che è venuto a salutarti Crescenzi. Sì. Però è venuto a dirti qualcosa che avete visto insieme anche di Liguori. A Liguori ho detto che c'è proprio il marchio di Fabri sulla rovesciata, perché io ho visto 2 partite, ne ho viste 3-4 del Padova quest'anno intere, e ho visto quelle 2 che ha fatto la rovesciata, la Tristina e quella scorsa, ho detto c'è il marchio di Fabri che ha fatto 2 gol bellissimi, e ci siamo fatti 2 risate, dai. Anche con Varas ti sei trattenuto a parlare all'inizio? Sì, perché comunque sia giocando da tanti anni, c'hai amici in comune, nel senso che hai giocato con l'amico di, e quindi ti ci trovi un po', ecco. Ma